Caffè a tutti, sono Notte di Pura Febbre Italiana. In questo video parleremo delle teorie della Season 8. E prima di iniziare col video, la prima cosa che vi chiedo in assolutamente, ma vi chiedo solo una cosa, semplicemente quella di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere tutte le notifiche dei prossimi video, anche perché si sa che YouTube è buggato e non manda quasi mai le notifiche. Io direi di arrivare a 10.000 like per questo video, so che sono tantissimi, anzi, appunto, sono tantissimi. Facciamo così, 5.000, ma solo per stavolta, la prossima volta 10.000, mi fido di voi. Spaccate il tasto like, dovete distruggerlo proprio, perché in questo video parleremo di quelle che sono le teorie sull'inizio della season 8, su quello che succederà, che cosa c'entra il re di ghiaccio, che cosa c'entra il re del fuoco. Ho già fatto un video teoria sul re dei ghiacci, su Picco Polare, che spiega tutto, trovate il link in descrizione se non l'avete visto. Vi consiglio di guardare prima quello, prima di questo, in modo da capire a che punto eravamo rimasti con la storia, in modo da andare avanti adesso col continuo della storia. Che cosa succederà adesso? Il re di ghiaccio verrà sconfitto? Chi è il re di fuoco e che cosa farà? Lo scoprirete in questo video, quindi guardatelo fino alla fine. E ancora una volta vi chiedo di iscrivervi e di attivare la campanella. Detto ciò, buona visione. Ragazzi, di questo periodo tra tutti gli youtubers è nata una sfida a chi ha un sacco di supporto a un creatore. Quindi ragazzi, ormai tutti si stanno inventando di tutto e di più. Addirittura io devo tingermi i capelli di blu. Infatti appena arriva mia morosa ci compriamo lo shampoo e mi tingo i capelli di blu. Ma a parte questo ho rilanciato la sfida. Quindi se arriviamo a 50.000 supporters, ora siamo a 21.000, devo fare qualcos'altro. All'inizio pensavo, boh, mi taglio i capelli a zero. Però ormai ho visto che tutti lo fanno. Quindi anche Power lo fa. Poi c'è chi addirittura ha X supporters, farà vedere la sua stanza. C'è chi si colorerà i capelli di rosa. Io vi propongo questa sfida: quando shoppate qualcosa, inserite il codice OTPFI e a 50.000 supporters io mi taglierò una gamba. Tanto ne ho due, che cavolo me ne servono due? Tanto sto sempre seduto a fare i video. A sto punto facciamo così: a 50.000 supporters mi taglio questa bella gamba pelosa, se volete voi, o quella destra oppure quella sinistra. Beh, facciamo come volete voi, ditemi voi, fatemi sapere nei commenti se quella sinistra o quella destra, ma dovete supportarmi, guardate che lo vedo in quanti siete a supportarmi. Se non arriviamo a 50.000 non mi taglio una gamba. Bisogna anche decidere con cosa me la taglierò, mi sa con una motosega, però devo ancora decidere. Quindi vi ricordo, OTPFI nel codice supporta un creatore, non supportiamo quelli super ricconi, supportiamo quelli poveri, accidenti. Anche perché ci sono cose fighissime nello shop, cioè addirittura c'è Sapientona e l'aeroplanino di carta che io chiaramente ho dovuto shoppare. In questi giorni, si sa, un sacco di terremoti stanno avvenendo e stanno creando crepe dappertutto, ma proprio dappertutto. Queste crepe stanno causando un po' di disastri nella mappa. Il primo disastro che abbiamo visto è la caduta del ponte che si trova a nord di Tempio Tomato, che è questo ponte qua, è stato completamente distrutto, infatti si vede, è tipo crollato per via dei continui terremoti. Abbiamo visto la creazione delle crepe che stanno diventando sempre di più, ma non si stanno espandendo. Infatti non so se l'avete notato, ma le crepe non si sono mai espanse di dimensione, sono solo aumentate di numero. In questa mappa vediamo tutte le crepe e l'ordine in cui si sono formate, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, con la 9 e la 10 che sono le più lontane in assoluto. Però vi voglio far notare una cosa: tutte le crepe puntano in una sola posizione, ossia diciamo un cerchio immaginario qui. Infatti secondo me una delle prossime crepe avverrà qua. Scommettiamo ragazzi? È una scommessa tra me e voi? Le prossime crepe sarà in questa fascia qua di mappa, sono sicuro di ciò. Perché stanno tutte disegnando un cerchio immaginario qui dove spunterà un vulcano nella season 8. Ed è sicuro ciò, perché immaginate, qua nella mappa immaginiamoci il regno del re dei ghiacci, e ne ho parlato nello scorso video. Ma adesso il prigioniero è scappato e il prigioniero è il re del fuoco. Il re del fuoco vuole riabilitare il suo regno, e dove farlo se non appunto facendo crescere un bel vulcano? Il che però mi fa un po' sbattere la testa su un muro, ossia, ma se devono far spuntare un vulcano qua, che fine farà il bunker che è stato lì per tantissime stagioni e non è mai stato aperto?
Che cosa succederà? Quel bunker, se qua spunta un vulcano, ci sarà ancora? Non si sa. Però ragazzi, se la pensate così, fidatevi, un vulcano spunterà in questa zona qua, sono molto sicuro di ciò. Anche per la teoria dei cavalieri, non so se la conoscete, adesso ve la mostro. Non penso tantissimi di voi la conoscono, perché purtroppo è una teoria che solo coloro che hanno, posseggono i cavalieri, diciamo, possono sapere. Infatti, se lo sapete, i cavalieri hanno tutti un luogo nella loro descrizione. Ma la cosa strana, ragazzi, è che tutti questi luoghi sono scomparsi dalla mappa. Tutti, nessuno escluso. Partiamo dal cavaliere questo qui. Il cavaliere nera, diciamo. Il cavaliere no! Non volevo metterti, accidenti. Il campione senza macchia di Tomato Town. E noi sappiamo, ragazzi, che Tomato Town si è trasformata ed è diventata Tempio Tomato. Andiamo al prossimo cavaliere, vediamo un po', eccolo qua, l'audace guerriero del putrido pantano. E dov'è putrido pantano? Oh, è sparita! Oh mio Dio, ma che strano. Poi abbiamo il cavaliere rosso, che purtroppo qua non ho, però vi dico subito che diceva acri anarchici. Il cavaliere rosso diceva acri anarchici, e acri anarchici, ragazzi, è scomparsa. Ma andiamo a vedere l'ultimo cavaliere, il cavaliere nero, quello che tutti vogliono, quelli che tutti sognano. Cavaliere nero, l'odiosa piaga del Bosco Blaterante. E guardate un po' dove spunterà il vulcano, Bosco Blaterante. Coincidenze? Io non credo proprio. Inoltre, se voleste vedere ogni volta che c'è un terremoto, che ora ci sarà, vi consiglio questo sito qua, fnbr.co/quake, che vi fa vedere in tempo reale quante ore mancano al prossimo terremoto. Quindi se volete beccarvi il terremoto in Fortnite, andate su Fortnite quando vedete appunto questo orario qua e vedrete il terremoto. Per finire, sempre da Fortnite News, che è una pagina bellissima, abbiamo la teoria finale, diciamo, che viene scritta, che ora andremo a leggere insieme. Secondo i file di gioco, in programma un evento chiamato Kane, è un nome in inglese, non è cane. Legato a questo file c'è un file chiamato Hurricane. Hurricane vuol dire tornado in inglese, o comunque tifone, quelle robe lì. Legato a questo file ci sono anche dei file che riportano la natura di incendio che questo uragano avrebbe, sì, uragano uguale, che potrebbe essere una doppia sillaba finale della parola Hurricane. Infatti, come ho detto prima, la trama: il prigioniero si è liberato e ha fatto sciogliere parte della neve. Sì, il prigioniero liberandosi ha fatto sciogliere parte della neve, ok. Questa variazione potrebbe aver portato a numerosi terremoti che potrebbero avere un'origine vulcanica. Secondo me no, secondo me il prigioniero, in attesa di recuperare il suo potere, deve far spawnare un vulcano, deve usare la sua forza per far emergere un vulcano dalle profondità. Quindi in pratica la sua liberazione, per fargli riacquisire il potere, fa crescere un vulcano. Nulla di speciale, dopo tutto il re dei ghiacci ha congelato tutta la mappa, quindi è normale. Se il re dei ghiacci ha questo potere, anche il re del fuoco deve avere il potere di far spawnare un vulcano. Niente di incredibile. Infatti nella zona di Bosco Blaterante si creerà un bioma, diciamo, bruciato, con alberi spogli e in fiamme. C'è da ricordare, a testimonianza di ciò, che ogni skin, diciamo, passata delle missioni preannunciava qualcosa della season dopo. Se vi ricordate, infatti, AIM aveva le braccia e le mani congelate per indicare appunto quello che sarebbe stato poi l'arrivo dei ghiacciai. E così è stato. E guardiamo un po', cavolo, il prigioniero è completamente infuocato, cioè è proprio fatto di lava, è proprio un bioma bruciato. Sono sicuro che lo vedremo, il bioma. Che figo lui col Mac dietro, proprio ci sta, proprio muscolosissimo col Mac dietro. Infatti si sa quindi che Bosco Blaterante scomparirà nel gioco e ci sarà un enorme uragano a evento per dimostrare tutto ciò. Ci sarà un evento dove probabilmente il Re del Fuoco farà tipo l'onda sferica, e ci sarà un enorme uragano di fuoco che gli gira attorno come se fosse un'aura Saiyan. Sarà proprio una roba del genere. Noi vedremo il Re del Fuoco proprio così, con un enorme aura di fuoco intorno che brucia tutto, che distrugge tutto e che fa spawnare il vulcano. Questo c'è come prova nelle immagini appunto che tra un poco vedremo. Inoltre, per quello che riguarda la mappa allagata con il ghiaccio che si scioglie, dovremmo aspettare altri 2 mesi. Infatti Donald Mustard, uno dei programmatori dell'Epic Games, uno dei gestori insomma lì, ha messo una foto su Twitter dove scrive
forse per la stagione 9, e fa il simbolo di una roba. Questo vuol dire che appunto il ghiaccio si scioglierà nella stagione 9. Si sa che Donald Mustard ha sempre dato consigli sulle varie season ancora prima che uscissero, in maniera un po' implicita e molto nascosta. Molto probabilmente succederà anche questa volta. Quindi nella season 8 vedremo la lotta tra il ghiaccio e il fuoco, ma nella season 9 tutto sarà completamente allagato, che è ciò che la lotta tra il ghiaccio e il fuoco porta. Qua vediamo quello che è un uragano, diciamo. Come vedete, secondo me l'evento sarà così: partirà una scia di fuoco, un'aura intorno al prigioniero, che sarà probabilmente in mezzo, sarà magari gigante come è stato il re dei ghiacci, e lui sarà in centro a questa specie di aura che gli è intorno. Infatti si chiama Flame Bowl Mesh, che vuol dire tipo ciotola di fiamme, eccetera. Quindi probabilmente sarà il re del fuoco in mezzo a questo nuvolo di fiamme che creerà il vulcano, da cui poi uscirà la lava e che incendierà Bosco Blaterante, rendendola una zona completamente scura e, diciamo, bruciacchiata. Un bioma, insomma, bruciato. Ci manca su Fortnite. Queste, insomma, sono le teorie per la season 8. Vedremo se saranno così. Non si sa ancora nulla delle uova di drago, che sono completamente scomparse. Quindi, boh, non si sa dove siano finite. Ragazzi, ancora una volta vi ricordo, nello shop supportatemi come un creatore quando shoppate. Taggatemi su Instagram, che vi riposto tutte le storie. A 50.000 followers mi taglio una gamba. Quindi forza, ragazzi, dobbiamo arrivarci assolutamente, perché non vedo l'ora di tagliare una gamba. Prossimo obiettivo, a 100.000 followers mi taglierò un testicolo, ma dobbiamo ancora arrivarci. Prima arriviamo a 50.000, tagliamo una gamba, poi togliamo anche un testicolo. Forse dovete farmi sapere gamba sinistra o gamba destra. Detto ciò, bella connessione a te pure, iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao!